Bibbia dice che Mosè parlava al Signore faccia a faccia, come un amico. Così deve essere la preghiera, libera, insistente, con argomentazioni e anche rimproverando il Signore un po', ma tu mi hai prometto questo e questo non l'hai fatto. Così, come si parla con un amico, aprire il cuore a questa preghiera. Mosè è sceso del monte rinvigorito. Ho conosciuto più al Signore e con quella forza che le aveva dato la preghiera riprende il suo lavoro di condurre il popolo verso la terra promessa. Perché la preghiera rinvigorisce. Rinvigorisce. Che il Signore a tutti noi ci dia la grazia, perché pregare è una grazia. Perché quando preghiamo Dio non è un dialogo in due, no. Ci sono tre. Perché sempre, in ogni preghiera, c'è lo Spirito Santo. Di più, non si può pregare senza lo Spirito Santo. È Lui chi prega in noi, è Lui che ci cambia il cuore, è Lui che ci insegna a dire a Dio Padre. Chiediamo allo Spirito Santo che Lui ci insegni a pregare, sì, come ha pregato Mosè, a negoziare con Dio, con libertà di spirito, con coraggio. Lo Spirito Santo, che è sempre presente nella nostra preghiera, ci conduca per questa strada.